Informo per chi non vede che sono, io sono senza mascherina, ma sono molto distante da tutti. Ecco, quindi tutte le norme di sicurezza sono osservate. E loro hanno la mascherina, naturalmente. Allora, intanto buonasera a tutti, a chi si sta collegando, a chi si è collegato da remoto, a chi è venuto a stare con noi a condividere ancora questa giornata del gruppo di lettura. Gruppo di lettura della Biblioteca Statale nel progetto Biblioteca Aperta, che in questa occasione, oggi, anche se siamo spostati di un giorno, ma siamo molto vicini, abbiamo voluto dedicare alla giornata della memoria. Anche perché abbiamo avuto questa bella occasione di poter presentare il libro di Silvia Montemurro, che è collegata e che dopo ringrazierò anche in modo particolare. Il libro L'orchestra rubata di Hitler, edizione Salani. Un libro non per bambini o per ragazzi. Ecco, l'altra volta avevamo presentato sempre della Salani, un libro con delle tematiche importanti, però declinate per i più piccoli o comunque per i piccoli. Questo invece è un libro veramente per tutti, in tutti i sensi. È un libro per tutti, per la storia con la S maiuscola. È un libro importante per le storie, che scriviamo minuscolo, ma soltanto perché riguardano, per distinguerla dalla precedente, ma in realtà meriterebbero anche loro veramente una lettera maiuscola, una lettera capitale, delle protagoniste. E per noi è una bella occasione per ricordare questo giorno. Per ricordare certi fatti, in questo caso anche un po' sconosciuti o comunque, come dire, non così ripetuti, non così riportati, a volte anche dalla storiografia, perché la base è comunque una base storica, quella che c'è. Su cui l'autrice ha costruito uno scenario ampio e soprattutto è riuscita a incastonare, se posso dirlo, due personaggi, due donne, due figure di donne che veramente spiccano incredibilmente, spiccano per la loro storia, ma spiccano anche proprio per il modo in cui sono cesellate all'interno del racconto. Quindi è una storia di popoli, è una storia di vicende, ma è soprattutto una storia di esseri umani e di situazioni anche piccole che vengono a confrontarsi con altre, con un universo anche distorto, un universo parallelo e difficile che uno pensa di non dover mai affrontare. Invece storie comuni che diventano straordinarie. A questo punto io darei la parola subito all'autrice Silvia Montemurro, con due premesse. La prima è un grande ringraziamento a lei, che nonostante il Covid, posso dirlo, non Sì, è. certo, non si Nonostante il nasconde. Covid, che purtroppo l'ha colpita e ricolpita, è qui con noi. Insomma, da distante, però è con noi. Quindi veramente Silvia, grazie per la tua disponibilità. E davvero. E in secondo luogo ti do la parola però leggendo la frase che c'è nella fascetta editoriale, perché direi che è quella su cui, che non è tua, però secondo me aiuta veramente a portare un po' nel discorso. Teniamo conto anche di una cosa, noi qui siamo a Cremona e il libro è molto connesso con Cremona, nonostante si sviluppi fisicamente in luoghi distanti, in luoghi con cui magari non ci sono proprio contatti, però Cremona è presente per quello che io personalmente leggendo direi che si può definire il terzo protagonista della storia. È un protagonista che definiamo maschile perché così vuole la lingua italiana e poi sappiamo chi è, insomma, dalla scrittrice. Ecco, nella fascetta c'è questa frase di Sara Rattaro. Rubare la musica è come rompere un pezzo di anima.
una storia mai raccontata prima. Quindi Silvia, a te e grazie. Ah, grazie a voi, anche a chi è presente in sala, che si è preso la briga, insomma, di camminare, non vi vedo, ma vi ringrazio di camminare fino a qui. Grazie Raffaella per la disponibilità e le belle parole. Prima è stata detta una frase importante, a mio avviso, quella del fatto che la giornata della memoria fosse ieri. E ho letto anche molte polemiche su questo e credo vivamente e penso di averlo dimostrato ampiamente con i miei romanzi, non solo con questo, che se c'è la nostra generazione, quella diciamo dei trentenni, se ha ricevuto da un'altra generazione, dalla generazione dei nostri nonni, un'importanza, è quella della memoria storica. Quindi io credo vivamente che non sia un giorno a cambiare le cose, ma tutti i giorni a cambiarle. Questo, se l'avessimo fatta anche il 21 luglio, al di là del caldo, sarebbe stato per me la stessa cosa, perché è un periodo che sicuramente anche grazie alla mia nonna mi ha sempre coinvolta molto, e i suoi racconti sono sempre stati fonte per me di grandissima ispirazione. All'inizio anche di una certa confusione, perché nel primo romanzo, che non è questo di Salani, ma quello per Rizzoli, La casa delle farfalle, io cito partigiani e nazisti diciamo fascisti in un qualche modo, in un miscuglio strano, perché io abito vicino a Chiavenna, in provincia di Sondrio. E qui le cose, ovviamente è stato anche, abito nel posto vicino alla cattura di Mussolini, e ho avuto la fortuna, grazie a quel romanzo, di intervistare l'ultima partigiana del Lago di Como, che c'è ancora e che va ancora a fare le interviste ai ragazzi nelle scuole, cosa bellissima, che lei fa ancora alla sua veneranda età. Però ripeto, mia nonna aveva fatto un po' di confusione, perché lei diceva: ma guarda che Silvia, i partigiani a un certo punto sono diventati quasi uguali agli altri, quindi in Italia abbiamo vissuto una situazione un po' diversa. E da lì è nata la mia ricerca, la mia passione anche per questo momento storico, perché volevo far luce su qualcosa su cui secondo me si può far luce solamente ora, solamente adesso, perché le persone che ci sono poche, poi dopo, fra un po', non ci sarà più nessuno, e questa è una cosa che per me è fondamentale. La mia nonna mi ha già lasciato prima ancora che potessi farle tutte le domande che avrei dovuto e voluto farle, e quindi sento, diciamo, dentro di me sempre questa forte urgenza di parlare di questo argomento che ci colpisce ancora tantissimo da vicino, e che purtroppo spesso e volentieri invece lascia la generazione più giovane della mia, le generazioni più giovani, piuttosto indifferenti, perché si fanno, io sono anche un insegnante di lettere, si fanno molte iniziative nelle scuole, però vedo che spesso c'è questa tendenza a dire: vabbè, è passato, vabbè, è lontano, non c'è più. E invece in qualche modo ci riguarda ancora, anzi ci riguarda più forte di prima. Ci sono tantissimi film distopici che proprio sembrano rievocare completamente quell'orrore, l'orrore che è stata la Shoah e la Seconda Guerra Mondiale. E adesso arrivo al libro, se no non finisco più. Questa era una premessa però che mi sentivo di fare, importantissima. E nel mio romanzo le figure, come al solito, come in tutti i romanzi, sono femminili, sono due, sono Elsa e Adele, e sono Adele è marchigiana e la vediamo fin dal periodo della prima adolescenza, quasi della fanciullezza, ed è proprio lei a possedere, senza saperlo, questo violino, il Guarnere del Gesù, questo violino così prezioso. Ed è proprio lei che a un certo punto viene presa dalla sua casa nelle Marche e portata a Berlino. A Berlino, dove c'è questo zio che dice di poterla proteggere e istruire, in realtà vuole semplicemente vendere il suo violino. Poi non ce la farà per quello che succederà nel romanzo.
Al contempo, insieme ad Adele, c'è Elsa, che è una donna tedesca sposata a un ufficiale del Reich, che viene assunto in questa che è la Sondersammusik, che è veramente la novità di questo romanzo. Io la Sondersammusik l'ho conosciuta per caso, perché stavo facendo una tesina in storia contemporanea e mi è capitato veramente, veramente per caso di trovare questo articolo solo in tedesco e di rendermi conto di non conoscere. Conoscevo la storia degli strumenti, delle opere d'arte rubate, ma degli strumenti musicali rubati no. Addirittura ho ordinato questo saggio, cioè esiste solo un saggio scritto in inglese o in tedesco, e questo saggio forniva dei dati importanti, quanti oboi, quanti violoncelli, cioè c'era tutta una squadra speciale per rubare strumenti musicali, e tutti questi strumenti venivano catalogati dai paesi, principalmente dall'Olanda, poi dalla Francia, dalla Germania ovviamente, insomma tutti i paesi conquistati. E sicuramente c'erano anche molti strumenti italiani, tant'è che uno di questi guarnieri del Gesù adesso è in Germania, di proprietà di una scuola di musica di Colonia, però ci sono gli eredi di questo guarnieri del Gesù, di questo violino che vale quasi 1 milione, che stanno cercando di farlo rientrare in America dal legittimo proprietario che è dovuto scappare dalla Germania all'America durante proprio il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Vi ho addormentati tutti, come no, siamo tutti qui. stiamo ascoltando. Ecco, queste erano le cose, diciamo, sul romanzo, sulla trama, che mi sentivo di dire in modo particolare. Cioè, da dove viene questo scritto? Viene da un caso. Non viene da un caso la mia passione per la Seconda Guerra Mondiale in particolare, per la storia in particolare, perché viene proprio dai racconti e da questa urgenza, questa voglia importante di comunicarlo anche ai ragazzi, anche alle nostre generazioni più giovani, questa cosa, perché se non sappiamo chi siamo stati e cosa siamo stati, non possiamo poi proseguire. Io vedo tanta povertà non voglio cascadere nel solito cliché di dire che i ragazzi non si interessano, anzi vedo molti ragazzi interessati, però ne vedo molti che fanno fatica, non so se per loro stessi, per poca voglia, ma c'è tanta disinformazione e quindi ecco, sicuramente secondo me i romanzi più che i saggi e i libri di storia possono aiutare in questo senso. Tant'è che questo romanzo verrà presentato, speriamo in presenza, in molte scuole della Lombardia e anche a Rieti, insomma in molti licei. Stiamo cercando di fare proprio una sensibilizzazione attraverso questo romanzo importante. E se posso fare una domanda, così facciamo un po' un dialogo, magari. Per favore. Se sì, no, così intanto ti faccio anche a respirare un po' e non ti affatichiamo la voce. E alcuni hanno letto il romanzo, qualcuno magari no. Abbiamo visto queste due protagoniste distanti per origini, per tradizioni, che sono legate da questo amore per la musica. Musica che è un po' anche un filo conduttore all'interno del libro, letteralmente, nel senso che vengono proprio citate composizioni, alcune veramente diventano, cioè allora diciamo che è un libro con una colonna sonora, ecco, se possiamo dire così, in quanto anche tu comunque ti occupi di musica o comunque hai questa passione per la musica, mi pare di aver capito che hai messo, sì, infatti lo vediamo lì dietro. Quindi questa caratteristica, questo amore per la musica è quello che lega fondamentalmente le due protagoniste, che però non si incontrano.
Non diciamo l'assassino, no, non diciamo chi è l'assassino. Quando là si incontrano, è un po' un'interpretazione, va a interpretazione. Una interpretazione, quindi no. Inizialmente sì. Non si conoscono direttamente, ecco, diciamo così, non c'è un incontro diretto tra di loro. Diciamo che qua tocchiamo due argomenti importantissimi. Uno è la musica, e adesso ve ne parlo brevemente, e l'altro l'amicizia. Allora, per quanto riguarda l'aspetto della musica, non mi nascondo, io sono stata a Cremona diverse volte da un liutaio per far aggiustare il mio violino. Ho studiato con uno dei violinisti più importanti che diciamo suona ancora alla Scala. La mia è una famiglia di musicisti. Io ho preso tutt'altra direzione, nonostante si senta, si percepisca che la mia è una famiglia di musicisti, tant'è che quest'opera è strutturata come una sinfonia, ha le stesse parti di una sinfonia, però a un certo punto della mia vita, con molta sofferenza, ho dovuto comunicare alla mia famiglia che non ero portata veramente per suonare come il mio fratello, per esempio, che è un pianista concertista. Io amavo le parole, e quindi quando la mia protagonista dice quando suono esisto, io dico quando scrivo esisto. Per me era quello. Voi immaginatevi una famiglia di musicisti dove per noi la comunicazione principale è quella della musica, cioè non c'è mai stato un ti voglio bene, cioè suoniamo insieme, quella è la forma del ti voglio bene. E immaginatevi a un certo punto una persona che dice guardate che io voglio fare tutt'altro nella vita, e quindi nel libro questa cosa si percepisce, che cioè questo amore barra odio per la musica, perché poi alla fine non puoi odiare la musica, ma come in tutti i grandi amori hai un momento in cui la musica ti fa proprio soffrire, ti fa stare malissimo, e in questo senso odio. E quindi diciamo che l'orchestra rubata di Hitler ha come terza protagonista proprio la figura della musica, ed è impregnata impregnata proprio la storia di termini abbastanza tecnici riferiti a questo, che possono, è un po' una doppia chiave di lettura, e la musica farà incontrare le nostre due protagoniste, in qualche modo le fa incontrare e le fa rincorrere. E l'altro filo appunto a cui mi ricollego è proprio quello dell'amicizia, perché questa amicizia, diciamo, a distanza, quasi non a distanza fisica, ma proprio a distanza quasi di tempo, perché si rincorrono, sono nello stesso periodo, ma mai veramente nello stesso momento, a parte in un singolo caso, mi fa pensare al mio concetto ovviamente di amicizia, quello che ho voluto esprimere nel romanzo, cioè un sentire comune, un qualcosa che va al di là della fisicità, del vedersi, del sentirsi, del parlarsi, è quasi una connessione. Per me l'amicizia è essere, rimanere connessi quel momento in maniera particolare. Ecco, non so se mi stanno sentendo, vedo il tuo sguardo. Sentono, ti sentono, ti ascolto. Okay. Leggo cosa Gaetano dice. Grazie. Okay. Pensavo una cosa, facciamo magari un giro di un giro di domande o di interventi qui in studio, ormai parliamo così, qui dalla sala Lazzari dalla a casa e da da casa. E facciamo un giro da chi è in presenza, ecco, diciamo così, intanto chi è collegato da remoto e ha interventi o richieste o di qualunque genere, intanto può scriverlo sulla chat. Informo che tutti vi vedono quello che state scrivendo, quindi scrivete bene. No, ci dicono che non riescono a leggere, quindi scrivete come vi pare. Okay. Una battuta. Allora, Germana, vero? Sì. Che dov'è il microfono? È qui, però vediamo se la sente. Dica pure, proviamo. Mi si sente? Sì. Ok, bene. Allora, io l'ho letto come un romanzo, però per tutto il tempo della lettura mi
protagoniste sono proprio molto reali. Soprattutto, secondo me, la più difficile è essa. Psicologicamente è la più difficile perché ha dei conflitti notevoli di amore e odio nei confronti del marito. Però non lo risolve una volta per tutte, come ci si aspetterebbe, ma va, torna e poi mi fermo perché no, non voglio tirare la conclusione. L'altra va bene, l'altra è pure un bel profilo di ribelle, anche essa ribelle a modo suo, però è più distinto, è più irrazionale, è più emotivo. L'altra è da bambina, è cresciuta ribelle e ha delle qualità particolari. Sono due profili molto ben delineati e quindi danno il senso del reale. E infatti io mi sono chiesta, e magari lo chiedo, se ha avuto presente qualche persona di riferimento nel delineare queste due protagoniste. E poi va bene, uno ci crede alla fine che ci sia questo violino importante che sia stato preso da lì. È vero? Io questo non lo so. Ah, ecco, meno male. Quello mi ero convinta che ci dovesse essere. E poi sì, è una bella storia forte di amicizie con strane, con conflitti, anche con Susi in fondo. È un personaggio minore, ma anche quello è molto bello. Anche quello è molto reale nella sua fede iniziale, nel suo scontro con la realtà e nell'istinto di sopravvivenza e poi si perde. E quindi nell'insieme l'ho letto molto volentieri e la curiosità era quella che ho un po' visto. C'è qualcosa di vero qui nelle persone, qualche riferimento, qualche esperienza di conoscenza diretta? O è solo... Se è solo fantasia, direi che è un'ottima capacità di analisi psicologica e di costruzione di profili psicologici, e mi complimento. Grazie. Come si chiama la signora? Che io... Germana. Germana. Grazie, Germana, grazie. Allora, partiamo da un presupposto. Qualsiasi storia io scriva o scriverò, avrà sempre del reale, perché è praticamente impossibile, cioè se uno scrittore vi dice che la storia non è, diciamo, frutto dell'esperienza sua, vi sta mentendo spudoratamente. Il bello è proprio giocare sul fatto di non fare mai capire al lettore cosa sia reale e cosa sia inventato, ma non per una questione di cattiveria, ma per una questione proprio che alla fine quello che risulta credibile al massimo è proprio questo mix di realtà e fantasia, che anche dal critico Giampaolo Serino, se qualcuno lo conosce, è stato proprio definito metafiction, cioè noi stiamo a metà proprio tra finzione e realtà. Quello che sicuramente è vero è questa squadra speciale e questa esistenza reale della scusate, ogni tanto mi distraggo da tutte le persone. Questa esistenza reale del violino, proprio come vi ho raccontato prima, se voi andate a cercare in internet trovate la storia. Io ho l'immagine, per esempio, del papà che è scappato con il violino e questa figlia, i cui adesso nipoti stanno recuperando, suonava il violino con il padre che suonava il pianoforte. Quindi per me questa immagine è stata un po' una sorta di spezzacuore, perché mi ci sono rivista in qualche modo e ho pensato, ma mamma mia, se qualcuno mi portasse via, oltre che la dignità, anche la capacità di suonare, tant'è che a un certo punto nel libro, questo lo si può dire, lei suona nell'aria, talmente le manca suonare lo strumento. Ed è una cosa che mi è capitata nella vita, quindi ci sono tantissimi elementi. Per quanto riguarda i due personaggi, noi abbiamo tante sfaccettature, tante anime,
e sicuramente io ho un'anima un po' di Elsa, di Adele, e spero che i miei personaggi si ritrovino nell'anima di Adele, di Elsa, in determinati periodi, momenti della vita. Certi episodi della vita, come quello dell'oca, per esempio, dell'oca ammazzata, non sono stati inventati, ma sono proprio episodi della mia nonna, vissuti da lei, perché il papà di mia nonna faceva esattamente il mestiere che faceva il papà di Adele. Quindi diciamo che nei miei romanzi la figura sempre preponderante è lei che mi ha cresciuto, è lei che mi ha indottrinato, e quindi per me è una figura che deve esserci sempre nei romanzi. E quindi invece il personaggio di Elsa è più centrato sulla fantasia, se si può dire così, anche se ovviamente ci sono, a un certo punto i personaggi vagano con le proprie gambe, diciamola così. E questi due personaggi a un certo punto, soprattutto Elsa, prendono forma, prendono vita. Io non so, anche se ho la scaletta scritta, non so a cosa diavolo combineranno. E sicuramente Elsa è quel personaggio che mi è sfuggito. E quando un personaggio sfugge alla penna, metaforicamente parlando, dello scrittore, vuol dire che qualche cosa di vero c'è, vuol dire che si è toccata una verità, una realtà superiore alla realtà stessa. Non so se mi sto spiegando, sto facendo confusione. Comunque, ecco, per me era importantissimo questo. Infatti anche nel rapporto col marito c'è questa ambiguità fino alla fine, e il lettore quasi si chiede: ma lo ama o non lo ama alla fine quest'uomo? Ma se l'avesse se gli avesse creduto alla fine, sarebbe andata... Poi non si può dire niente perché qualcuno magari non l'ha letto, però insomma c'è una sorta di, secondo me, credibilità in questo rapporto, che non è tutto rose e fiori e non è neanche tutto brutto, è una cosa che si continua a muovere, perché noi stessi siamo in continua trasformazione ed evoluzione. Comunque grazie per la domanda. Grazie a te e grazie a Germana per la domanda. Allora, vedo che Lucia Zanotti chiede di poter fare una domanda a voce perché è un po' lunga, e quindi sì, certo, adesso cerchiamo di sbloccare il microfono, non so se l'abbiamo chiuso noi o se... Lucia, puoi parlare? Puoi provare? Mi sentite? Non moltissimo, parla forte. Mi sente adesso? Mi sente? Io sento bene. Lei sente, noi un po' meno, però casomai tu fai la domanda, casomai cerco di... Che non è una domanda, se permette, posso fare le mie considerazioni sul libro, quello che mi ha trasmesso? Allora, io volevo innanzitutto complimentarmi perché su ciò che ha scritto, il coraggio di scrivere certe crudeltà che io proprio non avrei saputo fare. Poi volevo mettere in evidenza due cose molto importanti: quello di presentare il nazismo dall'altra parte. Di solito noi presentiamo di qua gli antinazisti e di qua i nazisti. Qui ci sono tre figure femminili, una è la vittima ebrea e le altre due, che sono mogli di due nazisti, che all'interno combattono il nazismo. Questo non sempre esce dai libri. Quindi questa è la rosa bianca all'interno di una famiglia. Quindi questo mi è piaciuto. Che cosa pensavano alcune mogli in famiglia, alcuni che erano contro il nazismo, la prima cosa. Poi la seconda cosa, chiaramente, la forza della musica. E qui, se mi permette, posso fare accenno ad un altro libro, perché mettere in evidenza di questi dittatori, di questi uomini che sono crudeli, sempre il minimo di umanità, dell'amore per esempio della musica o dell'arte, perché Hitler dipingeva male ma dipingeva, amava la musica, si faceva rubare gli strumenti, e così Stalin, nel libro di Giuseppina Manin, Complice la notte, muore straziato in una notte da solo, ascoltando una sinfonia di Mozart, e odiava ma rispettava la famosissima concertista Iodina, perché era la più grande concertista russa. Ecco, volevo mettere in evidenza queste due cose che lei ha saputo mettere in evidenza nel suo libro, e mi complimento. Grazie signora Lucia, grazie. Io
quando sento queste tensioni, anzi mi commuovo anche un po', quindi scusatemi perché ho un po' proprio questa un momento di commozione per le parole della signora, perché è importante per me anche io, così piccola nel senso non giovane ma piccola nel mio, ad aver toccato un tema così grande, ad essere arrivata in qualche modo a voi, per me vale più di 100.000 recensioni, ecco, quindi questo è molto bello. Sintetizzo velocemente quello che ha detto Lucia Zanotti, che aveva notato soprattutto nell'ultima parte come nel libro si sia messo in risalto il fatto che anche personaggi assolutamente negativi della storia spesso invece trovano, cioè rivelano un legame, un amore per l'arte, che sia la pittura, che sia la musica, e faceva riferimento anche a un altro libro, a un altro testo, prendeva in esame Stalin e il suo amore per la musica. Stalin morto mentre ascoltava comunque della musica, quindi dice anche all'interno di personaggi in cui la negatività è assolutamente alta. Quasi incredibile, però pare esserci, in un modo sicuramente forse anche distorto, come diceva Lucia, Hitler dipingeva male, ma dipingeva, insomma, ecco, pare esserci questa scintilla, insomma, che emerge anche dal volume di Silvia. C'è qui una richiesta, una domanda di Daphne, che leggo: quanto è stato difficile documentarsi su questa tematica visto che ci sono poche informazioni? Sì, sicuramente è stato quasi impossibile, nel senso che appunto ho dovuto attingere tanto a ciò che era già stato scritto, tanto anche alla fantasia, perché a un certo punto se c'è solo un saggio in tutto il mondo, c'è solo un saggio sulla Sondersalmusik, digitate Sondersalmusik su Google e non trovate nulla, oramai trovate solo il mio romanzo e quel saggio. E non è per dire, ma è una cosa che io veramente ho fatto notare a tantissime persone. Ho chiesto, ma è possibile che qualcuno non lo traduca questo saggio in italiano, così che possa essere visibile a tutti l'orrore, lo schifo, scusatemi, che hanno compiuto questi qui nel togliere veramente tutto, anche gli spartiti, alla gente. Ed è stato per me una cosa... così mi ha lasciato interdetta, per questo che ho voluto parlarne, però ecco, neppure il mio professore di storia contemporanea lo sapeva, ho chiesto anche ad altri professori, non avevano mai sentito parlare di questa squadra speciale, era fatta da musicologi, da gente competente nell'ambito musicale, che si sono proprio prestati a questo servizio. La moglie di questo ufficiale di cui parlo era proprio la moglie di un musicologo, e il musicologo è esistito davvero, facendo riferimento prima a questa metafinzione, no? E il personaggio di Susi, invece, a cui faceva riferimento anche la signora Lucia e prima Germana, è un personaggio secondario sicuramente, ma per me chiave, importantissimo, perché dà una visione forse già vista, però comunque da un certo punto di vista anche innovativa, di quella che poteva essere la lotta interna, come l'ha chiamata la signora, perché c'era, perché esisteva, abbiamo visto un sacco di film in questo senso di lotta interna, ma le donne erano un po' poco considerate in questo movimento. La Rosa Bianca è un esempio tipico proprio di quello che è successo dalla parte dei giovani, ma queste donne che facevano le, tra virgolette, le aguzzine a quei tempi, io mi sono proprio chiesta, ma cosa provavano? Ma davvero riuscivano a fare questo senza avere un minimo di coscienza? E alla fine, sempre, come nel mio primo romanzo, in cui parlo di un brutto avvenimento avvenuto proprio qui nel nostro paese, di un assassino, tre assassine anzi, delitto di Suor Maria Laura, anche lì io cerco di dare una sorta di coscienza. Ci deve essere un punto di umanità, quella che Hannah Arendt chiama la banalità del male. Alla fine, secondo me, colpisce tutte le persone e non le colpisce nessuna, perché c'è sempre comunque un punto di salvezza, di redenzione per tutti.
non l'ho fatto con il protagonista, con l'uomo che io ho definito il più crudele del Novecento, non l'ho fatto con Hitler, perché alla fine appunto anche lui, come Stalin, se ne muore da solo avvolto da tutti questi strumenti che ha rubato. E questa è stata la mia interpretazione della grande colpa, come in una sorta di girone infernale in cui l'ha voluto collocare. Hai voluto rubare anche la musica, ti meriti che tutti i musicisti ti vadano contro, ti meriti quello che è successo. Tra l'altro, scusate, non abbiamo ancora nominato un pezzo di storia, di documentazione importantissima per me, che è stata quella del campo di concentramento di Terezin. Terezin è stato un campo di concentramento interessantissimo e diverso dagli altri. L'ho scelto proprio perché ci finivano gli artisti. E la cosa che mi ha sconvolto di più è che quando c'è stato questo concerto dei bambini che è stato registrato dall'SS, poi il direttore è stato mandato subito ad Auschwitz. Cioè, lui ha creato, se lo potete vedere su internet ancora oggi, cioè si sentono queste note, ha creato questa bellissima opera. E poi alla fine è stato ucciso, lo scrive in nel suo, adesso non ricordo il titolo della sua opera, lo scrive proprio, narra tutto quello che è accaduto, la sua voce. E quel campo era terribile, perché sembrava un campo bellissimo, come lo descrivo nel romanzo, e poi invece alla fine era una grandissima fregatura. E anche questo era importante ricordare. Grazie Silvia. Qui ci sono domande, interventi, ecco, leggiamo magari qualche chat ad esempio. Leggiamo questa di Monica, così la leggo tutti, che è un modo per appunto riflettere anche sui libri. Benché racconti di come la musica sia una scelta secondaria rispetto alle parole, la sento vibrare dentro, viva, nella pelle e nell'anima. Ed allora, come dici che la storia è strutturata come una sinfonia? E allora mi chiedo come la musica è dono per le parole in te e come le parole sono dono per la musica, come la musica per comunicare. Incontrandosi sono una forza nuova. L'arte e la musica siano sopravvivenza per l'anima nelle situazioni più difficili e disperate, di buio della vita, se uno speranza? Domanda. Credo è una riflessione. È una domanda, Monica, grazie mille. È una domanda quasi retorica, no? Nel senso che sì, sicuramente, magari inizialmente inconsapevolmente e poi più consciamente, questo scrivere, essendo stata così tanto impregnata di musica io stessa, mi ha portato a ricercare un linguaggio musicale nelle parole. Quindi nessuna parola è mai scelta a caso, e tant'è che mi risuonano proprio nella testa quando scrivo e dico questo non suona bene. E io devo dirvi, non ho mai amato la grammatica, e tante volte riuscivo a capire cos'era giusto, cosa no, perché suonava o non suonava nella testa. Quindi ho anche questa sorta di deformazione. Così poi vabbè, ho studiato letteratura, quindi ho dovuto per forza piegarmi anche alle regole grammaticali. Poi tra l'altro anche la musica è un linguaggio matematico, quindi diciamo che si sposano bene. Però quando riescono a sposarsi nell'arte è bellissimo, come dice Monica, le parole che sono un dono per la musica e la musica che è un dono per le parole, è bellissimo. E ecco, sì, Lucia invece dice proprio, parlavo del memoriale ai bambini di Terezin. Sì, è impossibile, secondo me, se si anime un minimo sensibile, è impossibile non piangere di fronte a quella vergogna, a quella catastrofe che è stata. Beh, direi peraltro che, anche se mi rendo conto che è un po' forse eccessivo quello che sto dicendo, però attraverso queste storie, per dure che esse siano, ti riesce comunque non solo a mantenere la memoria, quello sì, quello è uno scopo diciamo dichiarato, come tu l'hai fatto, e che penso anche il lettore già dall'inizio pone come uno degli obiettivi,
ma ci sono delle bolle all'interno di questo, di questi momenti, di queste storie tragiche. Ci sono delle bolle come di speranza, di non disperazione, di quasi godimento che va al di là della situazione contingente, che sono quelle bolle di musica, appunto, che vengono, che danno aria come a una situazione che altrimenti ha un racconto, una scrittura anche asfittica, nel senso che proprio prende alla gola. E invece ci sono questi momenti per lo più legati alla musica, proprio in quel momento in cui proprio si viene a creare una bolla di quasi benessere, che sembra richiamare un po' quelle comfort zone da cui entrambe le protagoniste sono un po' state staccate, perché l'inizio è un inizio tranquillo, è un inizio quasi piacevole, le loro vite non sono brutte vite, anzi, e quel bene che c'era, quella positività che si ritrovava in questi momenti, ecco, sembrano riemergere, sembrano proprio fiorire in questi momenti in cui è la musica che prende un po' il sopravvento. Almeno io li ho letti in questo modo, ecco, questi interventi musicali, ecco, all'interno del libro. Sì, diciamo che se voi leggeste anche gli altri due romanzi, che sono La casa delle farfalle e I fiori nascosti nei libri di Rizzoli, hanno sempre l'intento, Raffaella, che hai detto tu, proprio le stesse parole, perché anche lì ci sono canzoni anche, non so, canzoni dell'epoca e musiche che hanno questa funzione salvifica, questa funzione anche di leggerezza, questa funzione di addirittura a un certo punto, senza spoilerare anche gli altri romanzi, ma comunque di unione tra due persone. La musica porta anche a sodalizi matrimoniali, quindi cioè proprio si vanno a toccare anche i temi d'amore. Quindi sì, Monica e Raffaella hanno sintetizzato un po' anche proprio la scrittura come la intendo io, che è imprescindibile dalla musica, e mentre lo sto dicendo a voi mi accorgo di dirlo anche a me stessa, come capita spesso durante le presentazioni, e guardo il violino dietro, mi viene voglia di quando lascio voi poi di prenderlo e suonarlo un attimo e farlo, ecco, risuonare ancora un po' dentro di me, perché come ho scritto, i violini hanno un'anima importante, lo dico a voi che siete di Cremona e lo sapete benissimo questo. Quindi ecco, diciamo che quando porto dal mio dottore di Cremona il violino, vedo proprio questo bisogno di curarlo come se fosse vivo. È bellissimo, ecco. Grazie Silvia. Se non ci sono altri interventi anche qui, io direi, allora, prima di concludere del tutto, ci sono due interventi nelle chat che, se Silvia è d'accordo, io vorrei non leggere ma sintetizzare e salutare anche chi li ha scritti. Sono Stefano e Gaetano, che, come dicono loro, sono spettatori non vedenti. Noi siamo contenti che siano con loro, anche perché ci ringraziano, insomma, di farci vedere leggere. E quindi io la prendo come bibliotecaria. Riuscire a far leggere tutti è il nostro scopo. Sì, io ho i loro interventi, mi ha colpito molto questo fatto, se posso, della musica che, esatto, che li unisce nell'amicizia, quindi sì. Complimenti anche per questo. Esatto. E appunto il secondo punto è questo, loro dicono sono diventati amici e si sono scambiati delle cure musicali, diciamolo pure, attraverso il rock, piace pure a me, quindi siamo in tre in questo caso, ogni tanto, a curarsi con la musica e con il rock, ma questo è un'altra storia. Però ripeto, direi che si può veramente arrivare a tutto e a tutti, soprattutto attraverso strade diverse, linguaggi diversi, che però ci aiutano a parlare, che è quello che stiamo facendo.
Quindi, allora, io ti ringrazio tantissimo, davvero. Grazie a voi. Ti rinnovo il nostro invito quando potremo vederci persone. Ringrazio tutti coloro che si sono collegati, che sono collegati con noi. Ringrazio gli amici che sono venuti qui, perché sta diventando un po' una simpatica abitudine. Non siamo moltissimi, però quei pochissimi o pochi, o comunque quelli che ci sono, dipende dal momento, dalla situazione. Sento che, insomma, stiamo costruendo il gruppo di letture. Insomma, bene, bravissimi. È una cosa che vi invidio molto, non abbiamo in Chiavenna, ve la invidio. E adesso qui noi come biblioteca ci stiamo provando, e ti ringrazio per aver scritto un libro che ci ha permesso di riunirci di nuovo e di comunicare in questo. Quindi grazie davvero. Io ricordo che se tutto è andato tecnicamente bene, comunque sì, perché queste sono sempre, sì, facciamo dell'altro di mestiere, io lo dico sempre, facciamo dell'altro, ma ormai ci ricicliamo in ogni modo. L'abbiamo registrato questo incontro, quindi sarà poi possibile comunque rivederlo e risentirlo sul nostro canale YouTube, sul canale YouTube della biblioteca. Il libro, per chi fosse interessato qui in presenza, naturalmente abbiamo chi lo può fornire, comunque sarà presente nella biblioteca delle Paoline qui a Cremona, immagino anche in altre biblioteche sicuramente. E per chi non l'avesse letto, naturalmente ce ne sono, io devo dirlo, due copie a disposizione per il prestito anche in biblioteca, giustamente. Per cui grazie veramente a tutti quanti, e alla prossima. Non vi do degli orari e delle date, perché stiamo preparando il prossimo calendario, che questo sì, ve lo dico, con totale assoluta immodestia, secondo noi sarà molto interessante. L'ho detto. Grazie ancora. Questo è per te. Non so se lo senti, ma questo è per te. Grazie a tutti.